Abbraccia quel dito. Ah! Vabbè, vabbè, vai, chiudo gli occhi. Ah, un nano, tutte, guarda che sei. Prendi una, quella che vuoi. Adesso, vediamo. Ok, sta voi. Me la prendi una? Ha detto che quello ti dà la scossa, eh? Aspetta! Che ti dà la scossa quello lì, vai. Prendi. Ecco, non te l'ha data. E adesso, questa chi la vuole? Io! Io! Questa non mi freghi tu adesso, eh? Ma che cosa ridi tu? Allora, questa chi la vuole questa corda? Io! Allora, chi alzi la mano, chi vuole la corda, che la alzi la mano? Ma siete in troppi, eh? Facciamo una cosa, picchiatevi, quello che rimane le do la corda. Picchiatevi, picchiatevi! Vabbè dai, non picchiatevi perché siete un po'. Meno male che state addormentati. E pure la voi? Guarda che questa ti entra per la qua, ti vieni qua, ti entra per l'orecchio e dopo ti sei per la bocca, eh? Questo si chiama corda verme. Stai attento. Mamma mia, tieni, no, tieni. No, non musica più, Che merchezza! Te l'ho fatta! L'ho fatta apposta! Ecco, tocca, sì, la chitarra, ecco. Te la devi prendere, ecco, prendi, ecco. Allora, adesso, quelli che avete le corde, toccate bene, sono corde o non sono corde? È una corda? È una corda? Sì. È per domani, è una corda? No, è una corda. Ah, va bene! È una corda? Sì. Ok, va bene, allora, quelli che avete le corde, alzatevi! Abbassatevi! L'ha fatto con il coltello! Alzatevi, mi sto preparando, venite qua, venite qua. Sali su, attento a non ti ammazzare come prima io, sali, aspetta, dove è il bambino? Vai qua, scusa un attimo, non ti avevo visto, scusa. Tu come ti chiami? Come? Ivan per poco, metti qua. Tu come ti chiami? Angelo per poco, ok? Tu come ti chiami? Camilla per poco. Ok, allora, la corda è composta di due punte. Voi al mio tre prendete una sola punta. Non devi fare l'elicottero, eh? Devi prendere solo la corda, ok? E al mio tre lo mostrate a questo meraviglioso pubblico che è molto sveglio, guardate. È così. È stupendo. Ecco, fermo. Se mi vuoi ascoltare, bene, se no ti devi sedere un attimo, perché se no non viene la magia. Ok, allora, al mio tre mostrate le corde, 1, 2, 3, voilà! Sto dormendo, la. Allo stesso tempo, per quello ti ho detto che non è che... Riproviamo, 1, 2, 3, voilà! Ottimo, adesso vi faccio una domanda. Cosa c'è di molto chiaro e molto ovvio tra le tre corde? E tu lo so che tu lo sai, sono loro che sono... Scusami un attimo, è per loro, non è per... Vi faccio la domanda, cosa c'è di molto chiaro e molto ovvio tra le tre corde? Vai, forza! Se bisogna mettere la marcia avanti, catta! E dai che ce l'ha fatta! Allora, cosa c'è di molto chiaro e molto ovvio tra le tre corde? Sono di misura diverse! Bambino, mi hai rovinato tutta la gag che durava mezz'ora, sì, sono diverse! Va bene che sono diverse, ok? Sono diverse! Allora, questa è la... Piccola, media e grande! Grazie! Allora, questa è la... La grande! La grande, questa è la... Media! Yeah. Il bambino anche il medio. È la piccola, ok. Allora, adesso io vi sfido e le faccio diventare tutte e tre uguali della stessa misura. Le corde non i bambini, eh. Sarà sempre le cose ben chiare perché voi siete sulle... Allora, tu hai la corda grande, tu hai la corda media e tu hai la piccola. Quando vi chiedo la corda me la dovete portare, ok? Con entusiasmo, che c'è il pubblico che addormenta, è così, addormentato. E salutarla. Corda! Media! Media! Con più entusiasmo, sì, così. Torna al tuo posto, bene. Corda! Media! Vieni qua. Fai me. Devi chiedermi la corda? Corda! Media! Come che fa? Media, caduta! Corda media devi dire, dai!
E per domani, Così trovarono uno nel Giurassico, Ma hai capito cosa devi fare? Hai capito o no? Non so se questa sia risata tua, perché sei nervoso? È perché c'hai paura? O perché non lo vuoi fare? Ma hai capito, lo so, ma hai capito cosa devi fare? Devi mettere entusiasmo. Tu dimmi, corda media, dillo. Dillo, corda media. Vai, lo so che sei timido. Lo so, ok. Allora, vieni, svegliati. Vieni, vieni, vieni. Prendi la corda. No, ma perché devi dare scarpe? Guarda che ti rompi le scarpe. Scarpe. Allora. Io le scarpe nuove. Beata te, bravo, ok. Anch'io. Le mie sono rosse. Io le scarpe che le pilano. E puzzano le tue. No. Sì. Allora, dai, facciamo una prova. Corda, piccola. Dai, ok, va bene, ma con più entusiasmo. Sorriso, dai, la 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 la. Sorriso falso, guarda, fai così. L'unico pubblico che ha addormentato, si è appena alzato. Corda, piccola. No, ma il pubblico non guardare di là l'edificio, ma scusa, se sei storto. Vabbè, dai, torna al tuo posto, va bene, possiamo darlo. Vedi che il pubblico non applaudisse neanche, così. Cioè, dobbiamo dirle che è finito dopo lo spettacolo, capisci? Allora, dai, Carla, media! Beh, adesso sorrido al pubblico, sorridi. Ottimo, bravo, dai. Dai, torna al tuo posto, torna al tuo posto saltando con una farfalla che si schiaccia contro il muro, ok? Allora, e adesso, sei pronta? Hai capito tu come devi fare? Allora, non mi serve. Vabbè, dai, sì. Aspetta, che non te l'ho chiamato, aspetta un attimo. Guarda! Grande! E l'entusiasmo? Sì, così. Ma non copiare, non devi copiare da lui. Sorride, sorride un attimo al pubblico, sorride. Perché... Ma quello non è sorriso, quello è sfida, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. Ti faccio crescere i capelli a te, guarda. Non devi essere la sfida, un sorriso almeno. Sorriso falso. Nessuno sa? Ok, allora. Adesso mentre piego queste corde. No, ma che le piego queste corde? Vi chiedo prima una cosa. Voi sapete cosa fanno i maghi? Lo sapete? Fanno la magia! Sì, povere bestie, fanno le magie, sì, ma i maghi. I maghi cosa fanno veramente? I maghi? I trucchi! Sì, i maghi fanno i trucchi, tagliano la signora a metà, anche, sì, è vero. Ma i maghi cosa fanno? I maghi? Fanno la magia! Sì, ma i maghi simbrè? I maghi simbrè? Simbrè, non mi viene a farmi. Simbrovi, tranca, tranca! I maghi simbrì? Imbrogli! Imbaricano le Come? Cose quando vanno! I maghi ci imbrogliano, perché dovete stare attenti! Allora, Anna, ci ha caduto dal pelo adesso, signora, vabbè. Non si preoccupi, non si preoccupi. L'importante è cadere dal pelo, non con la testa, però. Perché allora facciamo una prova, mi metto le mani in tasca e mi dovete fermare, ok? Non me lo potete permettere mai, ok? Faccio una cosa così. Vabbè, come, perché della mia voi? Che tempo che fa? Cioè, mi dovete fermare, dai, forza! No. Meno male, l'altro giorno uno mi ha fatto un papiro per dirmi fermati! Ok, potete dire, oh, fermo! Non lo so! Anche lo potete dire in dialetto, nella vostra lingua, come volete voi. Fermati! Ma con più forza, fermati! Fermati! Con più entusiasmo! Fermati! Vai, vai! Ma siete delle pappe mole, siete!